si è svolto il 23 e il 24 giugno scorsi al centro media dell'autodromo di Imola in pista con brio, un importante incontro clinico radiologico internazionale dedicato all'imaging muscolo-scheletrico dinamico, in cui è stata scritta una pagina particolarmente innovativa nell'ambito della diagnostica per immagini. La finalità dell'incontro, iniziato con un cordiale video saluto di Vasco Rossi, è stata la divulgazione della risonanza magnetica dinamica in ortostatismo, che consente di ottenere diagnosi cliniche molto più approfondite e precise, altrimenti impossibili. Questa tecnologia ha portato in breve tempo a sviluppare una vasta casistica di scoperte e soluzioni che sono state documentate dettagliatamente dal professor Giuseppe Monetti, direttore scientifico ed organizzatore del congresso, che per primo, in ambito mondiale, ha sperimentato e messo a punto questa tecnica innovativa. Lo stesso professor Monetti traccia un bilancio dell'evento. È stato un convegno molto interessante perché è stato un incontro fra svariati specialisti, fra i quali ortopedici, neurochirurghi, fisiatri e quant'altri. Conclusioni sicuramente positive, in quanto la mia speranza era proprio quella di creare un'unione fra i vari clinici in maniera da fare un'equipe, perché con questa macchina bisogna giustamente lavorare in equipe per avere un risultato maggiore. Già la macchina ha delle peculiarità eccezionali, però sicuramente l'equipe è fondamentale. Per cui io da radiologo in particolare dico, ovviamente devo servire il chirurgo, deve essere il chirurgo a dire che le mie metodiche gli sono servite. E direi il risultato finale è stato ottimale perché sono stati tutti entusiasti e anzi hanno proposto ulteriori nuovi sviluppi che porteremo in futuro. Da adesso a fine anno ho già almeno una decina di impegni, addirittura ho già un appuntamento a Miami per il marzo del 2018. Stanno arrivando appunto inviti un po' dappertutto a tutte le parti del mondo perché è un settore ed è uno sviluppo che sta interessando tutti. Una novità assoluta, ma novità per tutti noi, perché vedere un corpo umano in movimento non l'aveva visto forse solo nostro Signore. Il professor Monetti ha inoltre illustrato le motivazioni della scelta di una location così particolare ed esclusiva. Innanzitutto io appassionato di automobili, ho corso anche in macchina, ho vinto anche un campionato con le Porsche nel 2000, per cui c'è per primo un motivo forse nostalgico in un certo qual modo. Un altro motivo, io faccio parte della commissione nazionale dell'ACI, che è la commissione automobilistica, per cui anche lì il motivo ovviamente si lega molto alle automobili. Ha partecipato al congresso Giancarlo Minardi, che direi è la storia della Formula 1 italiana in un certo qual modo insieme alla Ferrari. E non ultimo il fatto che io, l'autodromo di Imola, sono stato direttore del centro medico per alcuni anni, per cui diciamo ci sono un'infinità di combinazioni che mi hanno portato a fare questa scelta. Direi che è stata una scelta vincente anche perché indubbiamente il solito congresso nel solito albergo diventa quasi noioso. Averli radunati in pista con le macchine che giravano, se anche come sottofondo c'era un minimo di rumore, che io poi chiamo musica, non certo rumore, però è stato positivo perché direi c'era anche l'aspetto ludico, fra virgolette, per cui qualcuno che si poteva teoricamente annoiare di una determinata relazione usciva e vedeva anche delle belle automobili passare.